Va bene, io direi che posso iniziare io a parlare 2 minuti, tanto anche se diciamo, i ritardatari non mi sentono, non farà una differenza sostanziale. Ringrazio moltissimo tutti voi che siete qui, sono veramente contento di questo primo Journal Club perché è una prima volta. E peraltro è una prima volta in un momento complicatissimo, come tutti sapete, quindi riuscire a far partire un progetto nuovo, nonostante la presenza di Covid-19, credo che sia una cosa estremamente positiva. E dobbiamo senz'altro in qualche modo reagire a questa situazione difficile e cercare di non concentrarci solo sul Covid-19, ma anche di proseguire le nostre attività, anzi, possibilmente di migliorare le nostre attività. Quindi questo Journal Club, che è il primo di una serie, e per ora in maniera poco ambiziosa abbiamo stabilito i primi 3 appuntamenti oggi, poi un altro a dicembre, uno a gennaio, quindi uno al mese. Però se le cose funzionano bene, l'obiettivo sarebbe quello di passare a un evento quindicinale. Almeno diciamo fino alla fine della primavera. E poi vedremo se per l'anno prossimo, se comunque possiamo anche pensare, se ci sono molte proposte, di fare un appuntamento magari settimanale, ma più breve, perché oggi ci siamo presi 2 ore di tempo, quindi è una quantità significativa, ma questi incontri potrebbero essere fatti anche più frequentemente di una durata minore. Quindi oggi di fatto abbiamo messo 2 journal club insieme. Quindi abbiamo preso 2 ore di tempo perché dal momento che c'era un fattore comune che è quello della gravidanza, abbiamo combinato 2 presentazioni. Quindi la prima di Roberta su insufficienza renale e gravidanza, stimolata da un caso molto peculiare che abbiamo avuto e che Roberta ci presenterà, e così vi raccontiamo anche un pochettino com'è il nostro progetto con il Buzzi, perché mentre diciamo, il rapporto tra Padiglione Croff e Mangiagalli è straconsolidato, credo che vada avanti da molti, molti anni, noi abbiamo cominciato a costruire un rapporto con le, diciamo, le specialiste in ostetricia e ginecologia di Sacco e Fratelli. Scusate, Sacco e Buzzi, diciamo negli ultimi 12 mesi, quindi è una collaborazione più fresca, ma devo dire che sta crescendo molto, c'è un grande interesse e questo è anche l'occasione di oggi, magari l'idea di cercare anche di far crescere le collaborazioni all'interno dei presidi della scuola, perché io sono sicuro che scusate, c'è anche il gatto che partecipa, se lo vedete arrivare poi non vi sorprendete. Quindi sono sicuro che già tra i ginecologi della Mangiagalli e del Buzzi c'è una collaborazione stretta, c'è una collaborazione anche tra diciamo, la nostra SST e il Policlinico e naturalmente anche la SST Santi Paolo e Carlo, quindi abbiamo veramente il potenziale all'interno della rete formativa di fare grandi cose sia sul fronte educazionale, che, come quello di oggi, di aggiornamento, ma anche sul fronte della ricerca. Quindi io sono, come vi dicevo prima, veramente contento della giornata di oggi. È una prima volta, dovremmo brindare anche se non possiamo, e speriamo che prima o poi magari diciamo, il nucleo di questo Journal Club possa essere fatto in presenza, dando sempre la possibilità a tutti di collegarsi e in ogni caso assistere anche da remoto al Journal Club. Quindi con questo passerei la parola a Irene, nel frattempo non è arrivata, mi pare. Irene Cettin, ci sei? No? Se no le davo la parola per dire 2 parole. C'è qualche altro ginecologo del Buzzi? Neanche, e quindi direi a questo punto allora passerei la parola a Roberta che ci presenta un attimo come organizziamo la prima ora di questo diciamo, Journal Club
immagino che ci sia prima la sua presentazione e poi la discussione di un articolo della letteratura o comunque dell'argomento. Roberta. Eccomi qua, arrivo tutto. Eccomi. Buongiorno Ecco, a approfitto tutti. anche per ringraziare Gianmarco Sabio che ha fatto il regista, veramente ha prodotto assieme a, diciamo, aiutato da altri specializzandi, è stato un po' il motore, mi ha aiutato moltissimo a realizzare l'idea, perché io dico, ho un'idea, facciamo il Journal Club, poi per riuscire ad arrivare oggi c'è stato il lavoro di molti, tra cui Gianmarco in particolare, che voglio ringraziare lui e tutti gli altri. Robby. Ok, buongiorno a tutti, sono Roberta Miglio, per chi non mi conoscesse, sono al secondo anno della specialistica in nefrologia, no, sono al polo dell'ospedale Sacco e anch'io volevo ringraziare sia il professore sia Gianmarco per averci dato questa possibilità e anche per avermi assegnato questo argomento che mi interessa veramente tanto. E volevo solo raccontare un po' come è nata l'idea del Journal Club, che c'è nata durante l'esame di specialistica. Quindi, vabbè, è stato curioso quello. L'esame di specialistica ci ha messo in testa questa idea. Comunque, comincio con la mia presentazione. Sì, come diceva il professore, farò una presentazione presentando prima un caso clinico e poi raccontandovi l'articolo che penso sia arrivato a tutti voi, che se l'avete letto, altrimenti vedo ora. Racconterò io e poi ci sarà spazio assolutamente per una discussione comune. Allora, vi condivido lo schermo. Dovreste vederlo tutti. Allora, questo è l'argomento della mia presentazione, gravidanza e insufficienza renale cronica. Cominciamo subito a raccontare un caso clinico di una donna di 28 anni. Che in anamnesi ha due pregressi interventi di tonsillectomia e di appendicectomia e due gravidanze pregresse, la prima che è terminata con un aborto spontaneo purtroppo e la seconda invece è terminata con un parto vaginale autocico alla 40esima settimana di gestazione per un bambino di peso normale, 2,9 kg. Ci manca purtroppo la documentazione di queste due gravidanze. E quindi tutto quello che sappiamo è stato raccontato dalla paziente. Sempre la paziente ci ha raccontato di avere una storia di infezioni delle vie urinarie ricorrenti e anche che si sono manifestate anche durante la seconda gravidanza. Giunge alla nostra attenzione, gravida alla 20ª settimana di gestazione, inviataci proprio dall'ospedale Buzzi, dove la paziente aveva eseguito degli esami ematochimici di routine, in gravidanza, e che mostravano un primo riscontro di creatininemia di 4,92 mg su decilitro e un'urea plasmatica di 124 mg su decilitro. Quindi Buzzi ovviamente ci invia immediatamente la paziente che a dicembre del 2019 viene ricoverato nella nostra ginecologia. Quindi siamo sempre alla 21ª settimana più 5 giorni. La creatinina purtroppo si riconferma molto elevata, 4,9 mg decilitro, e si riscontra anche una severa anemia di 6,8 con un'emoglobina di 6,8 g su decilitro. Quindi per indagare l'origine di questa insufficienza renale che era misconosciuta fino ad ora, eseguiamo un pannello autoimmunitario che si dimostra negativo. All'esame urine c'è una modica proteinuria e una modica microematuria. E la proteinuria delle 24 ore è di 350 mg. Ora, per una paziente normale in gravidanza si parla di valori patologici sopra i 150 mg nelle 24 ore. Nel caso di gravidanza il cutoff è 300, quindi la paziente era borderline. Eseguiamo quindi un'ecografia renale che vede un rene destro grinso, non era conosciuto prima, è la prima volta, il primo riscontro sempre, con un grave assottigliamento della corticale e un rene sinistro invece di dimensioni conservate, corticale conservata, ma caratterizzata da un'ureteronefrosi sempre disconosciuta, di secondo grado, quindi abbastanza importante, confermata anche a una risonanza magnetica eseguita senza mezzo di contrasto. Per indagare, esclude una causa vascolare
di questo primo riscontro di rene destro Renzo, eseguiamo anche un ecocolor Doppler delle arterie renali che si dimostrano una vascolarizzazione e degli indici di resistenza parenchimali nella norma, bilateralmente. Ecco, Roberta, quindi, Roberta, scusa se ti interrompo. Sì? Questo punto, non so se avevi già previsto magari di fare una riflessione, però sarebbe, torno indietro un attimo di una, ecco, benissimo. Credo che sia interessante magari vedere se qualcuno vuole fare un commento su questo caso, a partire da Giulia, visto che ha fatto la consulente assieme alla dottoressa Moroni per un po' sulle casi della Mangiagalli. Perché qui non è chiaro se siamo davanti a un fatto acuto, un fatto cronico, c'è cioè il problema dell'idrouretero-nefrosi, quindi cosa, tra i presenti c'è qualcuno che vuole intervenire e fare delle osservazioni su cosa pensa sia meglio fare, qual è l'orientamento diagnostico? Giulia, cosa ne pensi? Ok, mi sentite? Sì. Ma allora, non avendo appunto una storia, è difficile capire se questa insufficienza renale è appunto acuta o cronica. Rene destro del Renzo, quindi probabilmente, vabbè, la paziente aveva già un monorene funzionale da tempo, misconosciuto, anche se avendo avuto una gravidanza precedente, boh, strano che non sia stato diagnosticato prima. Idrouretero-nefrosi. Sì, è stata fatta una delle gravidanze precedenti, dimmi Roberta se ricordo male, ma se non sbaglio era stata proprio Mangiagalli, quindi avevamo veramente poca documentazione. Sì, poca documentazione, era tutto però riferito apparentemente alla paziente. Non era stata fatta un'ecografia, perché la gravidanza era stata, diciamo, una gravidanza fisiologica senza problemi. E Sì, poi la paziente evidentemente non era una paziente che si... insomma, ama farsi controllare, nel senso che comunque aveva un'anamnesi scarsa anche perché non aveva esami precedenti, quindi insomma questa gravidanza ha avuto un decorso normale, quindi nessuno ovviamente se ne è posto un problema. Sicuramente aveva fatto un'ecografia, diciamo, ostetrica, quindi È ostetrica, insomma. il ginecologo avrebbe potuto dare un'occhiata anche ai reni, però evidentemente non l'ha fatto, Beh, ho però esercito immagino che almeno degli tutto. esami del sangue di screening durante la gravidanza li avesse fatti, quindi se ci fosse stata un'insufficienza renale sarebbe venuto fuori, per cui mi viene da Ma pensare. infatti anche guardando questa idrouretero-nefrosi, il primo pensiero era monorene funzionale sinistro, aggravato da questa idrouretero-nefrosi, proviamo a risolvere quella, magari ci torna indietro anche la creatinina e migliora la funzione renale, no? Quella era l'idea. Esatto, benissimo. Sì. Quindi siamo tutti d'accordo. Avreste tutti chiamato l'urologo per mettere uno stent? Sì, assolutamente sì. Ok, Roberta, allora Ok, procedi. procediamo. Ecco, Infatti, scusa, il abbiamo rene sinistro era normale? normale, sì, dimensioni Ok. conservate, corticale anche. Quindi no, non idronefrosi di là a sinistra, quindi No, un'idronefrosi monolaterale su un rene sì, grinzo. ma so, No, 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 l'idronefrosi l'idronefrosi. era sul rene buono, era l'idronefrosi. Scusate, non ho letto il rene sinistro. Ok, Ok, cioè abbiamo un quadro scusami. di rene destro Sì, grinzo, ok. quindi mo molto probabilmente monorene funzionale sinistro, e proprio sul sinistro, che era rimasto solo lui, abbiamo un'idrouretero-nefrosi e con una storia pregressa di infezione delle vie urinarie. Perfetto. Okay, quindi procederei, e abbiamo proprio scelto di provare a posizionare uno stent uretrale a sinistra. Per vedere se risolvendo il ristagno a monte la creatinina sarebbe migliorata. Poi per il riscontro di infezioni delle vie urinarie da Escherichia coli abbiamo eseguito un trattamento antibiotico mirato, e per la severanemia la paziente è stata emotrasfusa con una sacca di ematie. Alla dimissione, cioè, ci saremmo aspettati che tutto il quadro sarebbe tornata indietro, invece alla dimissione abbiamo una creatininemia comunque un minimo migliorata, quindi una insufficienza renale acuta lieve c'è stata, che è tornata indietro, ma la creatinina è molto alta, siamo sui 3,45, anche l'urea plasmatica rimane elevata con 90 mg su decilitro, l'emoglobina invece
raggiunge un target di 10.4 grammi su decilitro dopo trasfusioni, poi vedremo anche la terapia che è stata fatta, che per una gravida è un valore ottimale, 10.4. Riepilogando un po' il quadro, abbiamo una gravida alla 21ª settimana di gestazione, quindi non siamo, cioè abbiamo superato ormai il primo trimestre, non siamo all'inizio della gravidanza, quindi di poter instaurare una terapia che aiutasse questa gravidanza era ormai superata. Invece, però, non siamo neanche alla fine di questa gravidanza, quindi pensare di instaurare sia un trattamento con terapia conservativa, sia un trattamento con una terapia renale sostitutivo è impegnativo, perché questa paziente avrà davanti a sé ancora metà della gravidanza caratterizzata da un trattamento. Quindi i problemi che si pongono è la scelta, trattamento, se eseguire un trattamento sostitutivo con la dialisi o mantenere la paziente in terapia conservativa. A questo punto, Roberta, scusa se ti interrompo ancora, perché volevo ricordare che in realtà quando noi siamo stati chiamati la prima volta, siamo stati chiamati per fare la dialisi, quindi siamo noi che abbiamo detto, vabbè, facciamo un attimo un ragionamento prima di trattare la paziente con la dialisi perché ha 5 di creatinina, vediamo prima la causa, abbiamo ipotizzato che potesse esserci una componente acuta e in parte c'era, ma il risultato non è stato tanto soddisfacente, quindi a questo punto con una gravidanza ancora lunga rispetto al termine desiderato ci trovavamo di fronte a questo dilemma, cioè come cercare di evitare di fare la dialisi, giusto Roberta? Un po' esatto, esatto. Roby, scusa una cosa, l'idronefrosi si è risolta con lo stent? Sì. L'idronefrosi si è risolta perché un minimo la creatinina è anche tornata indietro, quindi ha avuto beneficio da questo stent, tant'è che tuttora la paziente portatrice di stent monolaterale, però non abbastanza. E per questo motivo comunque noi siamo giunti alla conclusione che si trattava di un'insufficienza renale cronica avanzata e mai riscontrata, anche perché poi agli esami ematoclinici c'erano una serie di esami, ad esempio il paratormone, che erano esami da paziente urinico. Però la paziente era sintomatica per uremia, cioè non aveva nausea, vomito, si alimentava normalmente, e non era astenica, non era dispnoica, e anche per questo motivo purtroppo l'insufficienza renale cronica, come in molti casi succede, non è stata mai scontrata. Aveva una diuretica conservata, grazie anche allo stent, insomma, la paziente urinava molto bene, la pressione arteriosa era ancora nella norma, ben controllata. Il problema è che aveva una proteinuria e un'ura plasmatica borderline. Come dicevo, cioè il cutoff di per definire una proteinuria patologica in una paziente gravida è 300 mg nelle 24 ore. Lei aveva 350, quindi era un proprio borderline. E l'urea anche, nel senso che si pensa a un trattamento dialitico, lo vedremo quale, con un'urea plasmatica maggiore di 100 mg su decilitro. Lei oscillava tra i 90 e i 120, quindi la decisione clinica era veramente difficile. Non ecco, sembrava. Roberta, scusami se ti interrompo ancora, voglio specificare che l'urea borderline era sulla decisione della dialisi, perché c'è questo fatto, esatto, di grammi di cilindro, però ovviamente, come tutti sappiamo, era un'urea francamente patologica, quindi non era ai limiti superiori di norma, ma era borderline sulla decisione o sulla necessità di fare la dialisi, perché la letteratura, certo, diceva che sopra i 100 sarebbe meglio fare dialisi, e noi eravamo lì vicini, eravamo a 90. Sì, cioè, ma non per una questione di voler abbassare questo valore, proprio perché è un miglio urenico, cioè un ambiente urenico non fa bene al feto, perché ci sono il circolo delle tossine ureniche che sicuramente per lo sviluppo del feto sono altamente dannose, e con un trattamento dialitico avremmo avuto la possibilità di ridurre queste tossine, diciamo. E comunque la paziente non sembrava avere delle glomerulopatie di base, abbiamo eseguito il pannello autoimmunitario, tutte le altre indagini sono state poi rimandate nel postpartum. E non c'era però, questa cosa importante, evidenza di sofferenza fetale, cioè la gravidanza sembrava proseguire in modo ottimale.
e soprattutto la paziente era intenzionata a proseguire la gravidanza. Anche questo è ovviamente un fattore molto importante nella decisione clinica. Quindi vi faccio tre domande, provate a rispondere un po' tra di voi e poi vediamo un attimino quali sono le risposte più avanti. Cosa rischiava la madre in questo caso di insufficienza renale cronica avanzata, però in paziente che con diuresi conservata, asintomatica, che voleva proseguire la gravidanza? I rischi erano sovrapponibili alla popolazione generale? C'era un maggior rischio di peggioramento della sua insufficienza renale cronica, quindi anche arrivare a un end stage renal disease, oppure maggior rischio di outcomes infatti, cioè un avvio di trattamento dialitico già durante la gravidanza, la morte della paziente o sviluppo di altre patologie. La seconda domanda che vi pongo è: cosa rischiava il feto? Rischi sovrapponibili alla popolazione generale, rischio di partorire un bambino small for gestational age, di avere un parto pretermine o di ammissione del bambino in terapia intensiva neonatale, oppure scusate, la risposta B, più maggior rischio di outcomes infausti per il bambino, cioè nato morto, gravi patologie congenite del bambino o una morte perinatale. Terza domanda e ultima, che terapia avreste fatto per avreste scelto per questa paziente? Una terapia conservativa tramite controlli ravvicinati più terapia farmacologica, interruzione della gravidanza, che purtroppo è una terapia da considerare in questi casi, o l'avvio di un trattamento sostitutivo renale. Cominciamo con il nostro articolo, quello che vi presento oggi è questo articolo che è proprio focalizzato sull'insufficienza renale cronica e la gravidanza. È l'articolo più recente che abbiamo in letteratura proprio in merito a questo tema, che è delicato, ma purtroppo non abbiamo una grossa casistica e quindi anche trarre delle conclusioni diventa molto difficile e insidioso. Questo articolo ci dice che in questo quadro clinico abbiamo tre protagonisti principali, che sono i reni, la madre e il feto. Tutti loro sono tra di loro comunicanti e qualsiasi alterazione che colpisca uno di loro ricadrà su tutti gli altri due. Cosa succede al rene in gravidanza? Ci sono dei cambiamenti anatomici che sono una dilatazione fisiologica del settore, quindi uretere, pelvi e calici, che normalmente si verifica maggiormente sul lato destro piuttosto che sul sinistro per la presenza del fegato e un aumento della taglia e del volume renali. Questo però ci pone delle sfide diagnostiche perché non è sempre facile discriminare tra una dilatazione patologica o una dilatazione che in realtà è fisiologica e soprattutto nei casi in cui abbiamo questa può essere misconosciuta, ma può anche provocare delle pielonefrite acute che per l'andamento della gravidanza possono essere nefaste. Nel nostro caso in realtà non è stato molto difficile capire se la dilatazione fosse patologica o meno, proprio perché era a sinistra, quindi già qualche campanello d'allarme ce lo poneva, ma era di secondo grado, quindi era un midriasi importante e soprattutto era associato a una funzione renale alterata. Poi ci sono dei cambiamenti fisiologici che sono una vasodilatazione sistemica e renale che quindi conduce a una diminuzione delle resistenze periferiche, conduce anche a un aumento del flusso renale, del flusso plasmatico renale, quindi conduce a un'iperfiltrazione renale e un alterato riassorbimento tubulare di alcune sostanze. Il caso più eclatante è quello della proteinuria, che come vi ho già detto normalmente è patologica sopra i 150 mg su decilitro, mentre nel caso delle gravide è patologica sotto i 300. Questo vuol dire che è una proteinuria sotto i 300 mg su decilitro nelle 24 ore è comunque fisiologica, proprio perché i tubuli disperdono più e poi c'è un'iperfiltrazione. Questo implica
che clinicamente che la pressione arteriosa subisce una riduzione fisiologica, quindi per pazienti che prima della gravidanza assumevano una terapia antipertensiva spesso si vedono cioè si sospendono la terapia nei primi due trimestri della gravidanza per poi normalmente riprenderla per l'ultimo trimestre di gravidanza, anche qui quindi c'è da stare attenti perché a volte c'è un rialzo pressore non riconosciuto e questo è dannoso sempre sulla progressione della gravidanza. Poi abbiamo una diminuzione dei livelli serici di creatinina, quindi una soglia patologica di livelli di creatinina inferiore rispetto alla norma, e come ho già detto un aumento della secrezione di proteine con le urine. Come definiamo un'insufficienza renale cronica in gravidanza? Le formule che usiamo normalmente per calcolare il filtrato glomerulare stimato di solito sono il filtrato, quindi è difficile utilizzare, non sono attendibili. La misura della clearance della creatinina calcolata sulle urine delle 24 ore sarebbe il metodo di scelta, però la sua realizzazione è macchinosa, nel senso che ci sono pazienti che vengono viste ogni settimana, quindi queste devono raccogliere le urine ogni settimana per 24 ore. Ma al di là di questo, comunque non è del tutto attendibile perché, come ho detto, ci sono dei fisiologici sovraccarico idrico e demodiluizione, quindi comunque non è attendibile. Di fatto, nella pratica clinica, utilizziamo i valori di creatinina per definire se c'è o meno un'insufficienza renale cronica. E di solito si parla di valori di creatinina sierica normali sotto gli 0,8 mg su decilitro. Quindi nelle persone non in gravidanza anche un valore di 1 per meno. In questo caso no, bisogna sempre stare attenti. In più ci vengono incontro la presenza di proteinuria patologica, quindi sopra i 300 mg die, e o la presenza di ipertensione arteriosa. Il cutoff di ipertensione per definire un'ipertensione è molto dibattuta ancora oggi. C'è chi sostiene che un controllo più stretto della pressione arteriosa sia migliore, ma in realtà uno studio molto ampio, si chiama CHIPS, ha mostrato una differenza non significativa tra un controllo pressore stretto piuttosto che uno meno stretto. Sicuramente però ha evidenziato il fatto che un controllo più stretto della pressione arteriosa è più benefico in generale. E quindi il nostro articolo parla di valori di pressione arteriosa sui 100, inferiori ai 140 su 90 come valori ottimali. E in più è importante anche definire la nefropatia di base perché comunque influenza la prognosi della gravidanza. Al contrario, gli effetti della gravidanza sulla funzione renale quali sono? Lo studio ci presenta tre studi che sono tutti dal 2015 in giù, quindi non sono molto recenti. Il primo, quello di Zhang et al, non nota nessuna differenza di declino di filtrato glomerulare tra i casi, cioè le gravide, e i controlli, le donne della stessa età non gravide. Mentre Lì è uno studio molto ampio su più pazienti in gravidanza con insufficienza renale cronica e vede una lieve differenza di declino nei primi tre stadi di insufficienza renale cronica, ma un rischio aumentato di avere un peggioramento della situazione renale in gravidanza per gli stadi 4 e 5, quindi quelli più avanzati, di 1 su 5. Cioè una paziente gravida su 5 rischia il peggioramento del IRC, che non è proprio poco. E Jones et al nel 96 concorda sostanzialmente con quello che dice Piccoli. Vi devo sottolineare però che tutti e tre gli studi hanno una numerosità di pazienti con insufficienza renale cronica di stadi 4 e 5 sui 15-20 pazienti, sono veramente pochi per dare proprio delle conclusioni attendibili. Quindi, come dicevo, sono caratterizzati da una scarsa numerosità di pazienti con gli stadi avanzati di IRC. Sono basati su studi retrospettivi, altrettanto piccoli e con molta variabilità tra di loro. Per dirvi, in molti studi i valori di creatinina avevano addirittura delle unità di misura diverse, quindi per condurre una meta-analisi bisogna poi unificare i dati tra di loro e ogni passaggio comunque perde di significatività.
e soprattutto non sono studi molto recenti, comunque il 2015 non si parla di studi recenti. Invece gli effetti dell'IRT sulla gravidanza sono un documentato rischio aumentato in letteratura di parto pretermine precoce prima della 34esima gravidanza, settimana di gestazione. Un parto pretermine prima della 37esima, non è così precoce, ma comunque si parla di parto pretermine. Il rischio di partorire un bambino piccolo per l'età gestazionale e il rischio di ammissione in terapia intensiva neonatale per il bimbo. Mentre lo studio di piccoli evidenzia un'incidenza di nati morti non significativamente aumentata tra i casi e i controlli. Quali terapie abbiamo a disposizione? Possiamo disporre di una terapia conservativa, quindi introdurre una terapia farmacologica qualora ci fosse bisogno. Ad esempio, le terapie antipertensive concesse in gravidanza sono l'alfametildopa, la betalolo, la nifedipina e l'idralazina. Gli ACE inibitori sartanici sono teratogeni nell'ultimo, soprattutto nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, per cui sarebbe meglio sospenderli entro 6 mesi dal concepimento. Però se questi sono parte di una terapia per la nefropatia di base, ad esempio per una nefropatia che porta al proteinuria, si possono assumere anche in gravidanza, ma sono da sospendere entro l'ottava settimana. I target di valori pressori l'abbiamo visto prima, sono 140 su 90, minori di 140 su 90. Come prevenzione della preeclampsia abbiamo a disposizione la cardioaspirina, 100 o 150 mg, meglio a giorni alterni, da iniziare entro la 16esima settimana di gestazione e interrompere dopo la 34esima o 36esima settimana. Nel nostro caso purtroppo non è stato possibile introdurre l'aspirina perché la paziente si è presentata alla 21esima settimana di gestazione. Eventualmente si può supplementare la paziente con calcio se questa presenta una carenza di calcio agli esami ematochimici o segue una dieta povera di calcio. E poi abbiamo a disposizione una serie di integratori come l'acido folico, la vitamina B12, la vitamina D, il ferro, l'eritropoietina, il sodio bicarbonato e il calcio. E come immunosoppressori, se abbiamo glomerulonefrite autoimmune sotto, possiamo utilizzare la tatoprina, il prednisone e gli inibitori della calcineurina. Comunque poi penso che la mia collega Giulia ve ne parlerà in modo più esauriente. Vi dico solo che rituximab è ancora dibattuto per l'utilizzo perché sembra causare una defezione temporanea transitoria dei CD19 nel bambino, quindi non è ancora approvata come terapia. Anche l'induzione del parto è una terapia possibile, di solito se si tratta di un'insufficienza renale acuta in corsa durante la gravidanza, il valore di creatinina dopo l'induzione del parto rientra ai valori basali. Roberta, scusami, puoi tornare sulla diapositiva della terapia conservativa? Ecco, perché intanto ho visto che la professoressa Nebuloni, che ringrazio per essersi unita a noi, ha alzato la mano. Volevi dire qualcosa, Manuela? Ci sei? Buongiorno a tutti. In realtà era una domanda sulle diapositive precedenti da parte del dottor Sabadini, che è qua accanto a me. Scusa. Poi l'avevamo abbassata perché le diapositive erano andate avanti velocemente, per cui se vuoi... No, la domanda che avrei fatto era se quel rene grinzo destro poteva essere interpretato come un rene pielonefritico sulla base di un reflusso vescicoreterale della paziente, visto che c'era questa storia di infezioni recidivanti delle vie urinarie. Sì, non ricordo se avevamo fatto anche... Vai, Roberta. Sì, no, era la spiegazione che ci siamo dati noi, perché l'altra ipotesi poteva essere una patologia vascolare, una stenosi dell'arteria, ma in realtà è stata esclusa col Doppler e quindi ci siamo più orientati verso una causa di infezione cronica misconosciuta.
Ok, quello che invece volevo osservare io su questa diapositiva e anche su un'altra che avevi già presentato prima è legato al livello di target della pressione arteriosa, perché la rivista da cui abbiamo tratto l'articolo è una rivista ginecologica, giusto? Sì. E in realtà noi nefrologi in patologie glomerulari in generale abbiamo un target decisamente più basso, quindi quando un paziente ha la nefropatia diabetica, tanto per dirne una, il target è inferiore a 130-80, quindi 140-90 su una donna in gravidanza a me sembrerebbe ancora un po' altino. Non so come è stato scelto questo target, se è un target semplicemente derivato dai precedenti dalle precedenti linee guida dell'ipertensione, che adesso si sono abbassate, si sono avvicinate, diciamo, a target più conservativi, oppure se c'è sotto diverso, diciamo, degli studi specifici. Sì, in realtà l'articolo cita questo studio che è CHIPS, Control of Hypertension in Pregnancy Study, che in realtà testa due gruppi di intervento, un gruppo che ha un target inferiore a 140-85 mm di mercurio e l'altro gruppo con un controllo pressorio meno stretto, quindi anche una pressione sistolica, una pressione diastolica anche sotto i 100 mm di mercurio, quindi è comunque tanto, e hanno visto che non c'era nessuna differenza di outcome avversi tra i due gruppi, però hanno notato che nel gruppo con un controllo oppressorio meno stretto c'era un rischio di sviluppo di ipertensione postpartum con valori di pressione sui 160-110, quindi hanno scelto i valori di 140-90 come diciamo compromesso fra i due, però sono comunque dei valori alti quelli considerati dallo studio, secondo me. Quindi se questo è lo stato dell'arte, adesso la butto lì come riflessione, forse bisognerebbe provare ad essere un attimo più ambiziosi e vedere se fa una differenza, cioè avere uno studio controllato in cui in un caso ci si accontenta di raggiungere 140-90, mentre in un gruppo di intervento si faccia un intervento farmacologico più pesante per riuscire a raggiungere una pressione inferiore a 130-80 e vedere se questo fa qualche differenza negli outcome, perché ormai tutto il resto del mondo si è spostato su questo orientamento, che una pressione inferiore a 130-80 garantisce dei risultati di outcome migliore rispetto al limite precedente. Quindi questa era la prima cosa. La seconda cosa è che, sebbene so che a volte è difficile nella donna in gravidanza anche avere magari l'esame delle urine, che non sempre è presente in tutti i casi, come in base all'esperienza che abbiamo avuto fino adesso, però forse in questa nell'ambito di insufficienza renale gravidanza, forse anche il magnesio oltre al calcio potrebbe essere utile da misurare ed eventualmente supplementare. Sì, sicuramente l'articolo cita la terapia con il magnesio dicendo che però negli stadi più avanzati di insufficienza renale cronica in gravidanza darlo comunque attenzione perché rischia di accumularsi e quindi, come dice lei, bisognerebbe dosarlo nel sangue e poi supplementare nel caso in cui ci fosse una carenza evidente. Ok, c'è un'altra domanda della prof. De Buloni e poi possiamo procedere. Sì. Maurizio, sono sempre io che volevo fare una domanda, ma questo target di pressione inferiore a 140-90 è un target di pazienti con terapia antipertensiva, no? E sì, mi chiedevo in questo articolo gli outcome quali erano? Erano outcome fetale, di sopravvivenza fetale, di come era stato valutato di scegliere questo target di pressione arteriosa inferiore a 140-90? Allora, l'articolo che vi presento io parla solo di
possano avversi, però dicendo non c'è differenza significativa, immagino che abbia considerato sia outcome avversi il feto, sia outcome avversi per quanto riguarda la gravidanza in generale, sia per la madre. Infatti poi dice che appunto scegliendo invece un controllo meno stretto della pressione arteriosa, l'unico outcome che hanno visto avverso, più significativamente aumentato rispetto a un controllo meno stretto, è stato proprio lo sviluppo di un'ipertensione severa dopo il parto. Quindi menziona solo, non è così specifico, ecco. Perché pensavo che nella scelta di un target pressorio, che effettivamente per noi nefrologi è sopra i limiti di quelli consigliati, no? Per una paziente con anche una nefropatia, no? Pensavo che fosse determinato per non ridurre troppo il flusso placentare, ecco. La perfusione sicuramente, infatti sì. Cioè, non bisogna... Cioè... scusi, non bisogna eccedere appunto anche nel controllo troppo stretto per il rischio proprio di ridurre la perfusione fetale. Hanno visto che questo valore era, diciamo, quello più ottimale, tra un controllo più stretto e uno più meno stretto. Ok, vai pure avanti, Rob. Scusa Rob, okay. Se ti interrompo. Potremmo rivolgere sì. Questa domanda relativamente al rischio di ipotensione e all'outcome fetale di ginecologi, forse, nel senso che forse loro sanno risponderci meglio sulla ragione per cui utilizzano questi target pressori. Qualcuno degli specializzanti di ginecologia presenti può darci il parere se effettivamente abbassare la pressione, per dire, a 120-70 in qualche modo possa creare problemi, o se magari il rischio di ipotensioni sintomatiche possano creare problemi alla perfusione placentare. Rispondo io dal Buzzi, mi sentite? Sì, bene, bene. Aspetta. Non sentiamo più. Era Edoardo che era intervenuto. Ti sentivamo bene, Edoardo, se eri tu. No, io sono intervenuto prima. Mi sentite? Leonardo. Sì. Leonardo, sì, prego, sì. Prego allora, parla. Sono specializzando del Buzzi. Sì, lo studio CHIPS era più relativo al monitoraggio, poi anche in relazione al monitoraggio ambulatoriale, perché possa essere comunque concepito più facilmente, anche nelle crisi ipertensive e nelle emergenze ipertensive che da noi sono 160 su 110, il motivo principale per il quale l'abbassamento della pressione debba essere contenuto è proprio l'iperfusione placentare, perché poi il feto ne risente, essendoci anche la necessità del monitoraggio fetale concomitante, nel momento in cui si ha una perfusione placentare che si riflette poi con un tracciato cardiotocografico in decelerazione piuttosto che con altre variazioni della norma, comporta poi appunto il rischio di necessità di un parto prematuro. Spero di essere stato chiaro. Mi sentite? Sì, sì, chiarissimo, Leonardo. Chiarissimo. Effettivamente è logico, però nel nostro caso, ovviamente, qui c'è una competizione, no? Perché i reni della mamma preferirebbero avere una pressione più bassa, ma la placenta preferisce avere comunque una perfusione garantita. Quello che vediamo nella pratica, diciamo, nefrologica, quando i nostri pazienti hanno delle pressioni molto elevate, è che il problema può insorgere per un decremento rapido della pressione. Allora lì c'è senz'altro una
un rischio di ipoperfusione degli organi, compreso il sistema nervoso centrale, ad esempio. Invece, se si riesce ad ottenere una riduzione della pressione lenta e progressiva, alla fine gli outcome nel lungo termine sono migliori se la pressione di perfusione viene mantenuta con una pressione arteriosa comunque più bassa a livello sistemico. Ora i 9 mesi della gravidanza sono lunghi, ma non sono, diciamo, un ambito temporale così lungo, quindi anche se la pressione resta 140-90 per 4-5 mesi, 6 mesi, effettivamente ai fini della salute del rene probabilmente non fa una differenza. Noi quando cerchiamo di raggiungere un target inferiore a 130-80 lo facciamo e poi lo manteniamo per anni per cercare di ridurre la progressione della malattia. Quindi devo dire che dal dibattito che abbiamo avuto resta effettivamente aperto il discorso che non è detto che una pressione più bassa poi sia effettivamente rispetto al 140-90 diciamo di limite ideale, quindi il fatto di dover per forza scendere non necessariamente si accompagna a dei benefici, andrebbe forse verificato, bisogna capire se effettivamente vale la pena farlo oppure no. Roberta, però, credo che... Posso fare un commento? Recentemente mi è capitato almeno 2 volte negli ultimi mesi di valutare appunto delle donne in gravidanza ipertese cronicamente abbiamo visto che un controllo della pressione anche al di sotto dei 140-90, che è il target qui riportato, ha causato in realtà un peggioramento abbastanza importante della funzione renale e quindi... È capitato 2 volte, ci siamo posti, cioè probabilmente l'unica spiegazione che ci siamo dati è che il rene è abituato ad avere una pressione più elevata con un controllo anche modesto, cioè su livelli di 130-80, in realtà la creatinina era peggiorata in modo significativo, per cui poi c'è anche il rischio di una tossicità del feto per un'uremia che aumenta, ecco. E quindi lì abbiamo... deciso poi di tenere la pressione più alta in queste due pazienti. Leonardo ha alzato la mano di nuovo. Sì, no, in relazione a questo, un'altra cosa importante da tenere in considerazione è anche il fatto che però devia un attimo dal discorso del limite, ma legato al fatto che nelle preeclampsie utero-placentari, quindi quelle che una volta venivano definite precoci, si ha una riduzione anche del cardiac output, quindi è pericoloso anche da quel punto di vista, anche dal punto di vista renale, tant'è che nelle ultime linee guida consigliano anche un'infusione di liquidi per evitare un'insufficienza renale acuta, sempre nelle crisi ipertensive, però ovviamente questo è in relazione anche al piccolo e al monitoraggio quotidiano. Ovviamente poi il controllo della pressione è meglio che sia più basso di 139 su 89, però comunque il limite viene posto anche per quei motivi, insomma. Io volevo solo dire una cosa rispetto a quello che ha detto Giulia, che comunque in generale una paziente che già prima della gravidanza aveva una storia di ipertensione arteriosa, cioè già quello è un fattore di rischio importante poi per l'outcome sia della gravidanza sia renale, cioè di un peggioramento della funzione renale. Sì, ma infatti queste erano entrambe pazienti che già avevano una creatinina un po' ai limiti superiori di sì. Norma, e col controllo della pressione nel momento in cui sono state ricoverate in Mangiagalli, col controllo della pressione più stretto, la funzione renale era effettivamente peggiorata. E quindi... Va bene. Roberta, andiamo procedo. Avanti. Allora, l'altra scelta che si pone è l'avvio di un trattamento sostitutivo renale. L'emodialisi è comunque la scelta preferibile, si dovrebbe eseguire una emodialisi a bassa intensità per una maggior durata,
sempre l'articolo dice almeno 20 ore per settimana, ma sarebbe consigliato anche 2 ore, anche in considerazione della diura di residua. Certo che, come dicevamo fino adesso, una dialisi è molto intensa solo per un paziente normale. Una paziente in gravidanza bisogna sempre essere attenti che durante la dialisi non vi siano delle ipotensioni, che il feto abbia la giusta perfusione e il giusto ambiente, quindi devono essere appunto a bassa intensità e durare di più proprio per riuscire a depurare il sangue da questo ambiente uremico che si crea. E la scelta di avviare un trattamento emodialitico si pone per, come dicevamo prima, dei livelli di urea plasmatica superiori ai 100 mg su decilitro. Poi sono sempre dei cut-off, nel senso che uno deve sempre interpretare i dati che si trova davanti. Mentre la dialisi peritoneale, come si può immaginare, è un po' più difficile da realizzare, anche perché l'addome è già pieno di suo, e quindi si può fare magari nei primi mesi di gravidanza con comunque scambi meno voluminosi e reiterati durante il giorno. Comunque tutti poi, cioè spesso se avviene una gravidanza, una dializzata peritoneale, si passa subito all'emodialisi in generale. Quindi ritorniamo alle domande dell'inizio, dopo che ho fatto tutta questa spiegazione. Non so se qualcuno di voi ha cambiato la sua risposta. Le ripropongo: cosa rischiava la madre? I rischi erano sovrapponibili alla situazione generale, rischiava un peggioramento della sua funzione renale, o c'era un maggior rischio di outcomes in Fausti, come l'end stage renal disease, la morte della madre o lo sviluppo di altre patologie. Cosa rischiava il feto? I rischi erano sovrapponibili alla popolazione generale, la madre rischiava di partorire un figlio small for gestational age, di avere un parto pretermine o ammissione in terapia intensiva neonatale, oppure la risposta B, più un maggior rischio di outcomes infausti, nato morto, gravi patologie congenite o morte perinatale. Le risposte? Pronti? Allora, per la domanda numero 1, la risposta è la B. Non è una risposta univoca, nel senso che è quello che ci dice un po' l'articolo, alla luce dei 3 studi che cita, 2 su 3 vedono un aumentato rischio di peggioramento di insufficienza renale cronica, soprattutto negli stadi più avanzati, come era quello della nostra paziente. Invece il feto ha un rischio di subire un ritardo di crescita, di portare un parto pretermine o la messione in terapia intensiva neonatale. Torniamo al nostro caso clinico. Noi abbiamo scelto la terapia conservativa, non abbiamo messo la paziente in emodialisi. Quindi la paziente è stata emotrasfusa durante il ricovero di dicembre e poi è stata avviata una terapia con eritropoietina e ferro e endovina, mirando a target di emoglobina intorno ai 10.5, che sono quelli che poi abbiamo visto per tutta la durata della gravidanza, che sono accettabili data l'emodiluizione fisiologica. Abbiamo supplementato la paziente con calcio, folina, vitamina B12 e vitamina D. E poi alla 38esima settimana è stata riscontrata un rialzo della pressione arteriosa, per cui è stata introdotta l'alfametildopa come beneficio. E invece l'aspetto secondo me più interessante è che la paziente è stata trattata con una terapia nutrizionale, cioè una dieta ipoproteica vegana, con un introito proteico di 0,6 grammi per chilo al giorno, associati all'assunzione di alfa-chetoanalogi, una compressa ogni 10 kg di peso corporeo. Se qualcuno di voi ha avuto a che fare con l'ambulatorio urenici, noi di solito con la nostra dietista poniamo una dieta con un introito proteico sugli 0,6 grammi per chilo, oppure 0,4 più gli alfa-chetoanalogi. In questo caso c'è un introito proteico maggiore, perché abbiamo dovuto arrivare a un compromesso tra il fabbisogno proteico per un accrescimento corretto del feto e un apporto proteico che sovraccaricasse il feto. E questo, diciamo, è un buon compromesso. Che sovraccaricasse il reni, scusate. È un buon compromesso.
La terza domanda era quale terapia avete scelto, e la risposta in questo caso era terapia conservativa con controlli ravvicinati di terapia farmacologica, che è quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo seguito la paziente per i primi tempi ogni 2 settimane e poi nell'ultimo trimestre ogni settimana con esami ematochimici, controllo della sua aderenza dietetica, ma non per vedere se la paziente faceva quello che le dicevamo, ma proprio per motivare la paziente, perché comunque non è un percorso facile. Si tratta sempre di pazienti che sanno di avere una patologia, che sono a rischio loro e il loro bambino, e anche l'andamento poi della funzione renale, quindi vanno seguiti veramente in modo stretto e sempre supportando e motivando la paziente. Ma com'è andata a finire tutto ciò? Allora, la 28ª settimana è stata riscontrata un polidramnios, una lunghezza femorale ridotta e una prevalenza delle sezioni destre cardiaca che è feto. Per cui hanno eseguito una miocentesi e si è rivelata una trisomia del 21 da traslocazione robertsoniana sbilanciata. Questo però non ha niente a che fare con l'insufficienza renale cronica, in quanto la paziente dopo il parto ha eseguito delle analisi genetiche ed è stato evidenziato che questa paziente era portatrice di questa anomalia genetica. Quindi ha partorito alla 37ª settimana più 5 giorni con un parto vaginale indotto, una bimba sana di 2,5 kg. Non ha mai necessitato di emodialisi e tuttora la paziente in terapia conservativa ha scelto di continuare la dieta in corso. I punti forti di questo articolo, secondo me, sono il fatto che non ci sono molti articoli che si focalizzano sull'insufficienza renale cronica in gravidanza, e questo è il più recente che abbiamo a disposizione. E si basa su articoli più recenti sempre che abbiamo a disposizione e gli studi più ampi che abbiamo, e comunque è molto chiaro e semplice nell'interpretare la potenza terapeutica e gestionale di questo tipo di pazienti. I punti deboli invece sono che non menziona la terapia nutrizionale, che invece è uno degli sviluppi futuri più interessanti per come tempi che si sono posti negli ultimi tempi. Non è chiaro come definire l'insufficienza renale cronica, cioè come che strumenti utilizzare per capire la funzione renale della paziente, ma questo non è un problema dell'articolo, è un problema che è ancora dibattuto adesso, e non è chiaro comunque il rischio di peggioramento dell'insufficienza renale cronica, perché l'articolo cita 3 studi, di cui 2 concordano e l'altro no, e comunque hanno una numerosità che, mettendo insieme tutti gli studi, arriviamo scarsamente a 70 pazienti. E questo sempre non è un problema dell'articolo, ma è un problema del fatto che comunque le gravidanze di insufficienza renale cronica sono molto poche. E quindi considera studi non recenti, che a loro volta considerano studi retrospettivi a bassa numerosità e molto eterogenei tra di loro. Quali sono gli sviluppi futuri? Quindi lo svolgimento di studi più ampi, possibilmente prospettici e con meno eterogeneità tra i dati, cioè molto più uniformi. Utilizzare una terapia di team multidisciplinare, che è quello che stiamo provando a instaurare noi adesso, con ginecologi, ostetrici, nefrologi e dentisti che collaborano per seguire la paziente a 360 gradi, diciamo. L'utilizzo di una terapia conservativa, supplementando la paziente con micronutrienti e con una terapia nutrizionale. E un altro aspetto che mi è capitato di analizzare durante per preparare questa presentazione è quello della programmazione nutrizionale, nel senso che si parla spesso di programmare la gravidanza per poter arrivare al concepimento con parametri clinici ottimali e anche con una terapia che è già compatibile con la gravidanza, però non si parla mai di proprio avviare una dieta prima del concepimento che sia già compatibile con la gravidanza nel caso di insufficienza renale anche di stadi non così avanzati. E di questo parla proprio la professoressa Cetin con altri, è un articolo molto interessante che vi invito a leggere. E quindi questa è un po' una bibliografia che, se volete, per approfondire, sono tutti studi molto interessanti e sono anche alcuni che ho citato durante la presentazione.
Io vi ringrazio per l'attenzione. Benissimo, grazie mille Roberta, la presentazione è stata di estremo interesse e anche peraltro l'abbiamo già un po' discussa in itinere. C'è qualcuno che vuole fare domande o osservazioni? Edoardo. Buongiorno, io sono specializzando di ginecologia secondo anno da San Giuseppe. Volevo chiedervi, in questo caso clinico ho visto che la paziente è comparsa alla vostra attenzione a 20 settimane, giusto? Con una creatinina di 4.9. Volevo chiedervi se si sa quant'era la creatinina a inizio gravidanza, cioè con gli esami probabilmente che si chiedono alla prima visita ostetrica, cioè all'ottava settimana, noi generalmente la creatinina la chiediamo sempre durante la prima visita. Cioè, non sono dati di quella creatinina per capire se c'era già l'insufficienza renale cronica a inizio della gravidanza o prima ancora, o se prima non c'era niente e all'improvviso in queste 20 settimane è andata a 4 di creatinina. No, purtroppo il primo dato di funzione renale che abbiamo è proprio quello che è della 20ª settimana. Ah, infatti okay. La paziente ci è stata inviata in PS proprio perché... quando al Buzzi hanno visto questo valore si sono spaventati. Okay. Peraltro, non so se, Roberta, paziente... se non ricordo male, si sono spaventati per l'anemia, poi hanno visto anche la creatinina. Perché... poi hanno visto la creatinina, sì, anche 6 e 8, perché, era un bel valore. Gli esami ulteriori, cioè compresa la creatinina, sono stati fatti perché la paziente era risultata anemica, ricordo bene, che non aveva fatto un controllo di creatinina mirato. Però prima è stato riscontrato l'anemia e quando è stato visto che era molto anemica hanno fatto anche il livello di creatinina. Ok. E poi volevo chiedervi, la diagnosi della causa di questa insufficienza renale cronica, se ho capito bene, era rene grinzo da un lato, ma l'altro rene, come funzionava? Cioè, in teoria... la paziente, se una paziente monorene può portare a termine una gravidanza senza sviluppare un'insufficienza renale, no? Cioè, allora, se una paziente monorene è sana, assolutamente sì. E quindi la risposta alla tua domanda, che è molto pertinente, è che noi avremmo voluto fare una biopsia renale a una paziente così per capire cosa è successo. Però perché non è stata fatta? Forse Roberta può darci... Allora, sicuramente in gravidanza... allora, non è, diciamo, si può fare una biopsia renale in gravidanza, preferibilmente entro la 30ª settimana, ma si fa di solito in casi in cui ci aspettiamo che una diagnosi possa influenzare anche la scelta terapeutica successiva. In questo caso la paziente era ben controllata con la terapia conservativa, in più ci eravamo anche dati la spiegazione che quella funzionalità renale non sarebbe... cioè non sarebbe migliorata. E poi dopo la gravidanza uno dice allora perché non l'avete fatta dopo il parto, diciamo. In realtà adesso la paziente si sta occupando del suo bambino che ha vari problemi in più, avendo già un'insufficienza renale cronica avanzata è anche difficile eseguire una biopsia renale su un rene ormai a quello stadio e in più è monorene. Quindi, esatto. Cioè ci sono varie controindicazioni. Cioè, in effetti, se dovesse succedere qualcosa noi, quel rene sinistro unico rimasto. Eh sì, quindi il nostro desiderio di capire, perché di fatto il quesito è assolutamente ben posto, noi non sappiamo perché questa donna così giovane, che ha meno di 30 anni se non ricordo male, ha un'insufficienza renale avanzata e non sappiamo. Alla mia età. Quindi è un problema anche in funzione poi di un eventuale trapianto futuro, quindi non avere una diagnosi precisa della causa di nefropatia è un po' un problema. Ecco. Però in questa fase, se sfortunatamente ci fossero delle complicanze nel trapianto sul monorene, sarebbe problematico. E in più non ci aspettiamo purtroppo di trovare granché, perché comunque ha un filtrato già molto basso, quindi probabilmente troveremo
glomeruli prevalentemente sclerotici. Carlo Alfieri poi voleva intervenire. Ah, Edoardo, hai finito? Sì, grazie. Sì, mi sentite? Bene. Sì. Ok. Intanto brava a Roberta per la presentazione. Io avevo una curiosità, più che altro, che è multidisciplinare, quindi non solo nefrologica o ginecologica, ma una dieta così come è stata costituita, quindi un 0,6 pro chilo, che influenza può avere sulla crescita fetale, sulla corretta crescita fetale? Cioè, la mia domanda è, a cui probabilmente non c'è neanche risposta, ovviamente, vale la pena tenere ad esempio fuori da una terapia extracorporea, comunque dialitica, questa paziente mantenendola con una dieta francamente ipoproteica, proprio focalizzandoci sulla crescita fetale? Sicuramente questo, cioè, come dice lei, non c'è una risposta, ma spero ci sarà, nel senso che questo pone le basi per futuri studi proprio in questa direzione, nel senso che fare una dialisi a una paziente del genere non è proprio esattamente semplice, e se noi abbiamo a disposizione delle alternative come questa, soprattutto che derivano da studi che proprio danno dei cut-off e dei non so, dei... Ma la mia non era una critica, così, eh. No, cioè, quello che sto cercando di dire è che secondo me è un aspetto molto interessante da approfondire e da studiare, in modo da dare proprio delle indicazioni precise da fornire. Cioè, questa dieta che abbiamo impostato noi non è frutto di linee guida, ecco. O meglio, sì, ci sono delle linee guida, hanno tutte delle non in gravidanza, raccomandazioni molto con delle evidenze. Quindi ci sono, avevo trovato qualcosina anche per la gravidanza, che come cut-off ci dà, quello che abbiamo usato noi, dava un introito proteico al giorno di 0,6-0,8 grammi per chilo, ed è più o meno quello che abbiamo fatto noi con la supplementazione di alfa chetoanalogi. E diciamo che dalla nostra esperienza questo è stato il primo caso in cui l'abbiamo utilizzato e è andato bene. Poi sì, naturalmente ci siamo posti il problema, Carlo, effettivamente, e è stata monitorata la crescita del feto, quindi siccome la bambina poi cresceva abbastanza regolarmente non c'è stato un rallentamento nella crescita, e il nostro obiettivo era mantenere una azotemia al di sotto di 100, perché questo era quello che era scritto nelle linee guida. Quindi abbiamo ragionato che se si riusciva con questo approccio dietetico, che comunque era supplementato con i chetanalogi, quindi sì, c'era anche quella parte in più, e anche con un attento counseling nutrizionale dal punto di vista calorico, quindi la nostra nutrizionista Carla Camerotto è stata molto attenta su questo fronte. Perché dall'altra parte avevamo i rischi infettivi, ad esempio il rischio di mettere un catetere venoso centrale, quindi tenerla fuori dalla dialisi rischiavamo un pochettino di più per il problema dell'introito proteico, ma ci siamo risparmiati altre tipologie di rischio, quindi abbiamo considerato anche questo aspetto. Professore, c'era Carla che voleva dire qualcosa, che ci può aiutare? Il professore ha già risposto alla domanda e volevo rispondere alla domanda di Carlo. In realtà c'è un piccolo studio su 15 donne che ha fatto la professoressa Piccoli, e l'uso della dieta ipoproteica è legato ad un miglioramento della crescita fetale rispetto a pazienti che non seguono la dieta. In particolare la dieta vegetale funziona anche a livello microvascolare, e questo ha poi un vantaggio sulla placenta, sembrerebbe avere un vantaggio sulla placenta e quindi poi di conseguenza anche sulla crescita. Come raccontava il prof, il monitoraggio nutrizionale e soprattutto l'intake calorico energetico è fondamentale in questi casi. Ma Roberta.
Grazie per l'iniziativa, vi saluto. No, non so, ecco, ringrazio Carla che anche abbiamo visto in persona, non avevo visto che c'eri, grazie per esserti collegata. C'è ancora il professor Sabadini o la professoressa Nebuloni, una dei due che voleva intervenire? Sì, Maurizio, io posso fare un piccolo commento sulla necessità di costruire questa donna. Cioè, io penso, rivedendo la storia clinica e pensando alla storia clinica di questa donna, che questa donna non abbia una patologia glomerulare, sia per un sedimento scarsamente attivo, sia per il fatto che abbiamo solo un rene grinzo monolaterale. Cioè, se fosse una patologia glomerulare inveterata che dura da tempo, mi aspetterei una riduzione volumetrica di entrambi i reni. Quindi io mi orienterei più verso una patologia pielonefritica, cioè che ha determinato magari su un reflusso vescicoreterale monolaterale che ha determinato una riduzione volumetrica e quindi un rene grinzo destro. Dobbiamo anche sottolineare il fatto che all'esordio c'era anche un'ureteronefrosi sinistra importante. E la storia stessa dell'evoluzione durante la gravidanza non mi fa pensare a una patologia glomerulare, insomma. Quindi con una necessità di diagnosticare istologicamente la nefropatia. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che, se correggetemi, perché magari io mi faccio riferimento a dei lavori vecchi di letteratura, ma in genere la prognosi sia fetale che materna della gravidanza non è influenzata tanto dalla nefropatia di base quanto dalla presenza di ipertensione, insufficienza renale e entità della proteinuria. Cioè sono questi tre fattori e non è tanto la nefropatia di base, no, che influenzano l'esito gravidico, no, e la prognosi quod ad vitam e la prognosi materna. Io questa donna la seguirei in follow up e vedrei come si comporta, no? Cioè da un punto di vista sedimento, insufficienza renale, eccetera. Quello che mi aspetto è un'evoluzione, appunto, come dicevo, più da malattia tubulo interstiziale che non glomerulare, cioè un'evoluzione lenta verso il trattamento dialitico. Ecco, questo è un commento che volevo fare sul fatto che, tutto sommato, anche se forse non abbiamo una diagnosi istologica di malattia, forse questo non ci modifica molto il nostro, non ha modificato l'atteggiamento terapeutico che mi è sembrato molto corretto e molto valido durante la gravidanza, ma non credo che influenzi poi anche quello successivo, ecco. Bene, Nicoletta, vuoi intervenire? Sì, dottoressa, allora, Andriani. Siamo assolutamente d'accordo con quello che dici, ma addirittura trovavamo che fosse controindicato fare la biopsia renale in questo caso, perché non c'era nessun sospetto clinico che ci fosse una glomerulonefrite, mentre pensavamo esattamente come dici tu, che potesse esserci una base, una pielonefrite da reflusso, che non potevamo studiare in quel momento, perché con questi valori di creatinina, come tutti sanno, non potevamo usare nessun mezzo di contrasto. Quindi non potevamo fare un attacco con mezzo di contrasto né una risonanza. Abbiamo quindi deciso di lasciare posizionato lo stent e quindi seguirla più che altro per la problematica dell'insufficienza renale, con poi riservarci dopo il parto di andare ulteriormente a fare degli approfondimenti diagnostici per arrivare a una diagnosi definitiva di quella che era la sua nefropatia di base. Poi c'è stato il Covid di mezzo, di fatto a sostegno del fatto che, come dici tu, Ettore, sia una nefropatia, abbiamo visto un andamento assolutamente lento della progressione dell'insufficienza renale. Di fatto
ormai è quasi un anno che la bambina è nata e lei è in un trattamento conservativo e rimane a quei valori di insufficienza renale. Non abbiamo avuto ulteriori peggioramenti nel giro di tutto il tempo che la stiamo seguendo, con la sua aderenza ovviamente alla terapia. Quindi ulteriormente è un dato indiretto che ci sostiene l'ipotesi diagnostica principale. È vero, come dici tu, che i fattori prognostici sono l'ipertensione, il grado dell'insufficienza renale è un dato altamente prognostico di eventi avversi materno-fetali e qui eravamo di fronte a un'insufficienza renale molto avanzata, perché gli studi fanno vedere che più sei a un'insufficienza renale avanzata, più hai delle probabilità di un danno materno. Quindi quello era un dato molto importante in questa casa. L'ipertensione è comparsa solo nelle fasi tardive e la proteinuria era modesta. E poi ci sono delle segnalazioni in letteratura che le nefropatie di base, che fossero di tipo pielonefritico di infezioni, sono favorevoli per una prognosi migliore. Sono segnalazioni, sono veramente dei numeri piccoli, non sono dei dati, però sono segnalati che la nefropatia di base intesa come tubulo interstiziale è meno, ha una minor progressione e minore eventi avversi. Bene, io volevo fare un'ultima considerazione. Qui non c'era la clinica, ma se per esempio questa paziente avesse avuto una febbrina serotina, il quadro, diciamo, clinico della rene grinzo e del problema ureterale, secondo me poteva far mettere in diagnosi differenziale anche una TBC renale, perché la TBC renale può esprimersi in maniera molto subdola e il coinvolgimento dell'uretere è molto caratteristico, quindi è una patologia rara, ma sarebbe una, diciamo, una diagnosi utile, cioè una patologia utile comunque da considerare ed escludere eventualmente. Però mi sembra che in questo caso specifico, con l'assenza totale della clinica, non so se abbiamo comunque fatto una ricerca del bacillo di Koch, non me lo ricordo, che l'idea mi è venuta adesso mentre la ridiscutevamo. Però è una malattia che se si riesce a identificare quando c'è è molto utile naturalmente perché c'è un trattamento. Ettore, vuoi reintervenire di nuovo? Manuela. Sono d'accordo con te su questa ipotesi da poter prendere in considerazione. Volevo segnalare ai giovani che bisogna sempre guardare l'esame urine e che nell'ipotesi di una tubercolosi renale bisogna considerare sempre che c'è una piuria acida, quindi ricordatevi sempre di valutare se c'è una leucocituria in presenza di un pH acido e quello è un indice, perché la presenza di leucocituria in genere associata all'infezione delle vie urinarie si associa senza alla presenza di nitriti e in genere a un pH alcalino. Una piuria acida è un segno suggestivo, è un allarme per fare prendere in considerazione la presenza, come diceva Maurizio, di una tubercolosi urogenitale. Va bene, mi piacerebbe andare avanti, ma sono già le 5:20 e abbiamo ancora Giulia che deve dirci tutto. Quindi ringrazio moltissimo Roberta per tutto l'impegno e la brillantezza della sua esposizione e passerei la parola a Giulia. Sì, eccomi.